Sono più colpito. Sì, sì. Oh, chi vuole provare? Allora, c'era rimasto c'era rimasto da dimostrare il lemma allora noi abbiamo A uguale l'unione per H che va da 1 a infinito di A con H. A con H, A sono contenuti in Rn e sono tutti aperti. Aperto per ogni H. Se A sia aperto è evidente perché è un'unione di aperti. Allora, c'era rimasto da dimostrare che la misura, allora, la misura di A è il minore uguale della somma della serie delle misure di diagonalità. Allora, dimostrazione. Per fare questa dimostrazione, basta mostrare che se P è un plurintervallo ben contenuto in A, allora la misura di P è minore o uguale di quella sotto. Perché? Se vi ricordate, la misura di A è l'estremo superiore di queste misure qua, anche quando ci mettevo ben contenuto. Allora, continuo qua. Allora, se P è ben contenuto in A, questo vuol dire che la chiusura di P è contenuta in A. Ma questa qui è un compatto. Perché è chiuso e limitato? Quindi io dico che esiste un indice, chiamiamolo μ1 oppure H0, tale che P è contenuto nell'unione per H che va da 1 ad H0 di diagonale. Ma allora, se è vero questo passaggio, poi questo passaggio lo lascio un attimo in sospeso, poi lo dimostro dopo. Allora, la misura di P, che è uguale alla misura della chiusura di P, misura n-dimensionale, di P chiuso, è minore o uguale della misura di questo aperto. Ma questo è un aperto, che è un'unione finita di aperti. Sull'unione finita di aperti io vi ho mostrato la subadditività, quindi è minore o uguale della somma per H che va da 1 ad H0 della misura di A con H, che è chiaramente minore o uguale della somma per H che va da 1 a infinito della misura di A con H. Chiaro? Quindi basta dimostrare questo, cioè che se un compatto è contenuto in un'unione di una successione di aperti, è contenuto in un numero finito di aperti, questi aperti qua. Oh, come si dimostra quel fatto? Si dimostra per assurdo. Se per assurdo
esiste, chiamiamo x con j, che appartiene a p meno l'unione per h che va da 1 a j degli agonali, per ogni j appartenente a p segnato, per ogni j appartenente a n, cioè se io suppongo che non sia vero, che vuol dire? Che ogni volta che faccio l'unione fino a j, questo non vuol dire mai p segnato. Negare che quello sia contenuto in un'unione finita, che ogni volta faccio un'unione finita, non vuol dire. Allora ogni volta posso prendere un punto in disegnato meno questo. Chiaro? Allora prendiamo la successione x con j, questo è contenuto in disegnato. Allora che significa? Che x con j contiene, converge a meno di un'estratta, abbiamo un'estratta xjk e quando k tende a infinito converge a x che appartiene al disegnato, proprietà dei compatti. Da una successione di un compatto si può estrarre una sottosuccessione che converge alla mente del compatto. Che vuol dire? Ma questo qua, allora sia, chiamiamolo H1, tale che X appartiene ad H1, ad A con H1. Allora questo che cosa vuol dire? Che esiste un K0, tale che se K è maggiore di K0, allora X, J, K appartiene sempre ad AH1, e questo è assurdo. Perché è assurdo? Allora faccio vedere una figura. Allora la figura la faccio qua sotto, fatemi cancellare questo pezzetto e la faccio qua sotto. Allora voi avevate x, c'è questa sottosuccessione che converge a x, x, j, k. X sta, deve stare dentro A, quindi deve stare dentro uno di quegli A, H, J. Ok? Quindi sta dentro A, H1. A, H0 l'ho già impegnato. Quindi, da un certo punto in poi, questi qua stanno tutti quanti dentro A, H1. Per definizione di successione convergente. Ma allora che vuol dire? Che quando, da K, quando K è maggiore di oggetto indice fissato, questi stanno tutti dentro H1. Però questo è assurdo perché XJK non appartiene ad A con H. Ok? Ecco, mi sono dimenticato di dire una cosa. Gli A con H erano monotoni non decrescenti. Quindi se non appartiene ad A con A, scusate, questo qua non appartiene ad A con J K. Perché? Se vi ricordate X con J, ah no no, non c'è bisogno, perché quella era nell'unione a questi qua. Quindi non dimenticate niente, perché qua l'avevo preso P meno l'unione, non P meno la con J. Ok. Quindi X con J non appartiene all'unione per H che va da 1 fino a J degli A con H. E chiamiamolo questo qua, come lo vogliamo chiamare? GJ. Ma GJ contiene A con J. Quindi contiene A con H, per ogni H meno uguale a J. Quindi appena J, appena questo indice, qua JK, appena questo indice è più grande di H1, qui c'è un assurdo. Perché?
questo non può stare nell'unione degli agon H fino a che H è arrivato all'indice JK, ma quando H arriva fino all'indice JK gli sta anche l'indice H1, quindi non può appartenere a questo, ma qua c'è scritto che appartiene a questo e quindi questo è assurdo. Da dove è nato l'assurdo? Dall'aver ipotizzato che il mio plurintervallo non fosse contenuto in un'unione finita. Quindi in realtà il plurintervallo è contenuto in un'unione finita. Perché basta dimostrare questo? Perché una volta che ho dimostrato questo, questo è un numero fisso. E quando faccio l'estremo superiore da questa parte, che mi viene la misura di A. Quindi la misura di A è il minimo dei maggioranti è più piccolo di questo, che è un maggiorante delle misure di P. Per ogni P ben contenuto in A. E questo completa la dimostrazione. Va bene? Ok. Quindi la numerabile additività della misura di Lebesgue viene praticamente in maniera diretta tramite queste due, questo lemma e l'altra dimostrazione, dal fatto che la misura fosse super additiva, vabbè, dalla definizione di misura di Lebesgue, ma poi dal fatto che la misura fosse superadditiva su un'unione finita di compatti e superadditiva su un'unione finita di Lebesgue. Ogni volta che avete uno schema di questo genere, la cosa funziona, è innumerabilmente additiva. Cioè, se voi avete una funzione di insieme che su un insieme è definita con l'estremo superiore del valore delle funzioni, una funzione di insieme non decrescente, la quale su un insieme generico sia definita con l'estremo superiore del valore della funzione sui compatti contenuti, che deve essere uguale all'estremo inferiore della funzione definita sugli aperti contenenti, affinché questa sia la misura basta verificare che superadditiva su due compatti e superadditiva su due compatti disgiunti e subadditiva su due aperti. Anche non distrutti, ovviamente. Quindi quella, diciamo, non è che funziona solo per la misura di Lebesgue. Nel caso della misura di Lebesgue, noi partivamo dalle misure dei plurintervalli elementalmente definite, quindi cercavamo di estendere la misura secondo Peano. Ok? Ma questo si può fare anche con qualunque, ripeto, funzione crescente di insieme, crescente non negativa, che faccia lo stesso tipo di, segua lo stesso tipo di schema. Anche quella lì sarà una misura. Ok? Va bene. Quindi, se ovviamente valgono gli stessi punti, gli stessi passaggi. Va bene. Ovviamente noi tanti dettagli non li abbiamo potuti fare, eh? Quindi questo lemma si potrebbe comunque applicare anche la superadditività per i compatti? No. Per caso? No. La superadditività per i compatti? No. Cioè la superadditività ce l'hai per tutti gli insiemi misurabili, sì. Anche se non sono disgiunti. Sulle successioni. Quello ce l'hai, questo è un altro discorso. Non ce l'hai sull'unione di una famiglia qualunque, sulle successioni ce l'hai. Ok? Subadditività. La superadditività ce l'hai. Allora, non ci confondiamo. Tu hai, da un lato, hai dimostrato queste cose. Dall'altro lato, nel momento in cui tu hai dimostrato che quella è una misura, o per qualunque altra misura, tu hai la additività numerabile sulle successioni disgiunte. Se la successione non è disgiunta, è chiaro che c'è la subadditività. Perché tu come fai a fare la successione disgiunta? Per fare la successione disgiunta, da ogni insieme ci puoi togliere
quello che stava nell'unione di quelli precedenti, no? Se io ho un e con h che non è disgiunta, allora se io ho una successione e con h qualunque, allora so che e con h sono contenuti nei borelliani. Allora, se io adesso vado a fare e primo h uguale e con h meno l'unione del j che va da 1 fino a h meno 1 degli e con h, quindi da e con h tolgo quello che non era coperto agli zii precedenti, adesso l'unione per h che va da 1 a infinito degli e primo h è uguale, vabbè, e primo 1 e con 1 sono uguali, è uguale all'unione per h che va da 1 a infinito di e con h, togliamo e misurabile perché è un'unione di insiemi misurabili, la misura di e è la somma per h che va da 1 a infinito delle misure di e'h che è minore o uguale della somma per h che va da 1 a infinito delle misure di e'h. Quindi ogni volta che una funzione è numerabilmente additiva su un'unione disgiunta è chiaramente numerabilmente subadditiva se l'unione è qualunque. Chiaro? Quindi questo è ovvio. Se l'unione non è disgiunta, però chiaramente non è più superadditiva. Ovviamente, se ci sono dei pezzi che si sovrappongono. Mentre se l'unione è disgiunta è additiva e quindi è sia superadditiva che subadditiva. Quindi attenzione che ci sono delle alcune implicazioni che sono semplici. Ok. Ripeto, non abbiamo potuto fare tutti i dettagli perché per esempio già un esercizio potreste fare, se prendete la definizione di insieme misurabile, allora qua ci sarebbero tanti esercizi da fare. Prima di tutto noi abbiamo definito la misura per i primi intervalli, è stata definita in tre modi diversi: elementare, se il primo intervallo lo prendo aperto come estremo superiore della misura dei compatti contenuti, siccome è comunque un insieme misurabile che deve essere uguale all'estremo inferiore della misura di aperto contenuti. Chiaro? Però in realtà è facile verificare che vale, cioè, quindi, cioè non è che la misura è definita in tre modi diversi ma congiunto tutti e tre. Sui compatti, sugli aperti, la misura è definita in due modi diversi perché è definita prima con i primi intervalli e poi con insieme qualunque misurabile, ok? Però in realtà coincide in tutti e due i modi, quindi sono esercizi facili. Poi altre cose che bisognerebbe dimostrare: se un insieme è misurabile, il complementare è misurabile. Allora, con gli aperti e i compatti è relativamente facile, il complementare di un compatto è un aperto, è misurabile, il complementare di un aperto è un chiuso, che però se interseco con limitati diventa misurabile, quindi è misurabile, anche i chiusi sono misurabili, perché ogni volta che interseco con una sfera, la sfera la prendo chiusa e quindi per definizione sono misurabili. Sono tutti piccoli esercizi che però ci farebbero perdere un sacco di tempo. Non mi interessa, non voglio fare diciamo la teoria in tutti i dettagli, però vi volevo dare queste due settimane, dobbiamo ancora vedere delle altre cose, dobbiamo vedere la disuguaglianza di Jensen, la disuguaglianza di Hilder, la disuguaglianza di Minkowski, queste le usate veramente anche nelle applicazioni, le usate a teoria dei segnali, altre tecniche. E volevo darvi un'idea del perché vale la teoria, cioè valgono le applicazioni che fate nei vari esami, perché voi siete nel corso di informatica e TLC, soprattutto in TLC, fate ampio uso delle funzioni LB per esempio,
E quindi adesso piano piano stiamo arrivando a LT. Allora, quindi qua abbiamo, diciamo, dato due cose per adesso, in queste tre lezioni e mezzo. Prima abbiamo dato alcune proprietà che valgono, diciamo, abbiamo detto cosa sono le misure positive, abbiamo detto come si integrano le funzioni rispetto alle misure positive, quali sono le funzioni misurabili, e sostanzialmente le funzioni che si vanno a integrare sono quelle, diciamo quelle sommabili, va? Quelle semi-integrabili, poi non è che vengono le reperibilità. Diciamo quelle sommabili, quindi che sono misurabili e integrate la parte positiva e integrate la parte negativa, sono finite. Sono quelle le funzioni che voi chiamate in LT. Ok? Queste sono le funzioni. Insomma. Perché si fa questo? Perché, per esempio, poi abbiamo costruito la teoria. Quindi poi per una misura positiva abbiamo visto la terna, i teoremi per Polevi, Fatuel e Beg. Attenzione che lì, di volta in volta, quando voglio applicare quei teoremi, cambia. Cosa cambia? Per esempio il concetto di convergenza puntuale, quasi ovunque, non significa che io possa trascurare, per esempio, anche un punto non lo posso trascurare se quel punto è di misura positiva. Chiaro, se io stiamo parlando di misura di Lebesgue, allora quando parlerò di convergenza puntuale quasi ovunque, la convergenza in un numero finito di punti si può trascurare, anzi si può trascurare anche la convergenza in insieme ben più, diciamo, brutto. Se però sto prendendo una funzione che è definita sulla RM, però la sto facendo una successione di funzioni e sto integrando rispetto a una misura che ha delle componenti con delle teste di dita in tre punti diversi, quei tre punti la successione deve convergere in tutti e tre i punti. Perché? Perché quei punti sono di misura positiva, quindi alcuni concetti poi si affineranno con la pratica, ok? Poi abbiamo definito la misura di Lebesgue e sostanzialmente dobbiamo più o meno dare un'idea del perché è una misura, perché una volta che l'ha definita deve essere una misura, se no, se non è una misura non funziona, cioè tu la chiami misura, però per essere misura che cos'è? Deve essere una funzione di insieme numerabilmente di funzione non negativa numerabilmente di D, e abbiamo visto che sostanzialmente è chiaro. Adesso vediamo cosa ci facciamo con la misura di Lebesgue. Come normalmente tu c'hai mu, fai l'integrale di mu, cioè fai l'integrale rispetto alla misura mu, la misura di Lebesgue la chiamiamo, potremmo chiamarla DMN. Infatti qualche testo lo fa, la misura di Lebesgue la chiama MN e quella chiama DMN, ma normalmente si chiama DX. Si chiama DX perché? Perché estende quella di piano gioco, quindi l'integrale rispetto alla misura di Lebesgue non è altro che, per le funzioni che voi siete abituati a considerare, coinciderà, quando la funzione è anche integrale per secondo Riemann, con l'integrale di Riemann. Quindi quando io scrivo adesso integrale allora, supponiamo per esempio io prendo un aperto di Rn, poi io voglio fare l'integrale su omega di f di x in dx. Di che sto a parlare? Innanzitutto si può fare, per esempio, se la funzione è anche solo continua, o anche in realtà anche se ha ampi tratti di discontinuità, insomma, basta che sia misurabile, si integrale si può fare. L'unico problema è, bisogna vedere la finitezza della parte integrale, della parte positiva e della parte negativa. Sicuramente si può fare l'integrale di questo. È chiaro? Se la f è misurabile si può fare sicuramente l'integrale di questo.
F misurabile nei casi concreti significa che non dovete controllare niente, perché tutte le funzioni che voi avete definite per mezzo di funzioni elementari sono misurabili. Quindi voi integrate qualunque funzione, non vi dovete più stare preoccupati della funzione. Se la funzione è positiva, non vi dovete stare preoccupati di niente, tutta più integrata a più fine. Poi valutate a posteriori se viene finito o meno. Chiaro? Ok. Se è finito questa funzione che sta in L1, in questo caso, se non è finita la funzione non ci sta in L1. Stop. Quindi semplifica moltissimo la vita. Poi, quando parlo di una funzione f, di che sto a parlare? Non sto a parlare di una funzione, ma sto parlando di una classe di equivalenza di funzioni, cioè f e g l'integrale lo posso fare come su un insieme misurabile, però io se metto omega è un aperto, sicuramente gli aperti sono misurabili, per esempio, quindi non è che lo devo fare per forza. Ho voluto mettermi in una situazione che è una situazione tipica, no, integrato, sono aperto, una funzione, devo controllare qualcosa, normalmente no, almeno se la funzione è non negativa, no, se la funzione ha segno variabile devi fare parte positiva, parte negativa, l'unica cosa, l'unico caso che ti va male è quando gli integrali vengono infiniti tutti e due, ok? Là si può ricorrere ad altri concetti che voi l'avete o forse già incontrati in qualche caso, integrare il valore principale o altre cose, ma no, là andiamo fuori, cioè bisogna stare attenti. Possono essere concetti utili, ma non si parla di integrabilità secondo le regole del caso. Ok? Ok. Va bene. Mentre per le funzioni non negative non ci siamo preoccupati più di tanto, cioè ovviamente distinguiamo il caso. Integrale finito, integrale non finito, l'integrale è finito, la funzione la chiamiamo in L1, allora la diciamo in L1, se l'integrale è più infinito, allora fa più infinito, non è in L1, però lì non ci spaventa il fatto che l'integrale sia infinito, ci spaventa soltanto la forma indeterminata più infinito o meno infinito, quella è che va male. Quindi ripeto, due funzioni qua si identificano a quando la differenza è nulla quasi ovunque, significa quasi ovunque tranne che c'è un insieme di misura nulla, 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 no piccola, nulla. Ok? Ok. Ora torniamo a delle proprietà che valgono per tutte le misure positive. E la prossima cosa che dobbiamo dimostrare è la cosiddetta disuguaglianza di genere. Io vi dimostro la disuguaglianza di genere perché è interessante di per sé, poi ci serve pure per un corollario che ci servirà per dimostrare la disuguaglianza di genere. Allora, la situazione è questa qui. Io ho una funzione phi, questa è una funzione di una variabile. Questa è definita su un aperto A contenuto in R, A valore in R, convessa. Quindi aperto, diciamo, un intervallo A. A, B, può anche essere tutta la retta, può anche essere meno B, diciamo, facciamo così, chiamiamo A e A scriviamo di aperto commesso. Aperto commesso significa, se vi ricordate, aperto connesso, commesso in R è uguale. O un intervallo aperto, o una seminetta aperta, o tutta la retta. Ok? Poi abbiamo uno spazio di misura x, sigma, mu,
però con una particolarità. Questo è uno spazio che avete incontrato già, è uno spazio di probabilità. Movie X fa 1. Quindi la misura totale di tutto lo spazio fa 1. Ok? Poi prendete una funzione f che va da x a valori n. Allora io dico che phi dell'integrale di f di x in del mu è minore o uguale dell'integrale su x di, allora supponiamo che questo integrale sia finito, no, supponiamo che il phi composto è cioè la funzione com'è, se lo devo fare io. Allora, dimostrazione. Allora, cominciamo a vedere che la cosa funziona, cioè proprio l'uguale se f è una funzione lineare. Allora, questa disuguaglianza la chiamiamo 1. Dimostriamo che la 1 vale un uguale se phi di t è uguale ad a t t m a t t una funzione lineare, come fa? Siamo da m. Allora, l'integrale di f di x in del mu lo chiamiamo, come lo vogliamo chiamare? Lambda. Ok? Quindi phi di lambda farà a lambda phi di b. Ok? Però l'integrale su x di phi di f di x in del mu quanto fa? Fa l'integrale su x di a per f di x più b in del mu. Ok? Adesso l'integrale della somma è la somma degli integrali. Le proprietà dell'integrale, sì, non le abbiamo dimostrate, ma va. E allora, poi la A si porta fuori, allora qua cosa mi viene? Mi viene A volte l'integrale di f più B volte per la mu di x. Ma mu di x fa 1, e quindi cosa mi viene? Mi viene A per lambda. Qua abbiamo ascoltato il fatto che mu di x fa 1. Quindi questo vale per qualunque funzione affine in realtà, no? Perché c'è ax ma c'è poi c'è pure b. Ok. Adesso
Facciamo un'osservazione. Se vi ricordate, phi è continua in A. Se vi ricordate, una funzione convessa era anche, poteva avere solo discontinuità sugli estremi, se era convessa su un intervallo, l'abbiamo dimostrato in asio. Okay? Se l'intervallo è aperto non ha discontinuità, anzi, se vi ricordate, il rapporto incrementale, da tutti i rapporti incrementali fatti a sinistra, è una funzione monotona che era minore uguale di tutti i rapporti incrementali fatti a destra, che è una funzione monotona pure crescente di qua. Quindi praticamente in ogni punto doveva avere almeno la derivata prima, la derivata sinistra e la derivata destra. Non è detto che sia debba essere derivato in tutti i punti, no? Per esempio una funzione così è commessa, c'è punti angolosi, però in ogni caso il salto della, diciamo, la derivata sinistra e la derivata destra deve essere sempre così. Praticamente, ecco, l'osservazione qual è? Che f non solo è continua, ma il grafico, diciamo il sopragrafico di f, cioè l'insieme delle x, y, tali che x appartiene ad a e y è maggiore o uguale di phi di x, questo è commesso in apertura. Ok? Qua è commesso in apertura. Per qual motivo? Se vi ricordate che significa commesso quando io congiungo due punti, diciamo tutto il segmento deve stare nell'insieme. Ma questo è maggiore o uguale del valore della funzione in questo punto, questo è maggiore o uguale del valore della funzione in questo punto, il valore della funzione nel punto di interpolazione sta al di sotto dell'interpolazione di questi, che quindi sta al di sotto dell'interpolazione di questi, cioè è banale. Cioè viene dalla definizione di commessità. La funzione quando è che è commessa? Quando il sopragrafico è un insieme commesso. Se e solo se, Se la funzione non è commessa, il sopragrafico non è commesso. Chiaro? Ok. Ora che succede se io prendo un punto nel sottografico, cioè sotto, quindi stavolta prendo y minore di f di x. Deve esistere una retta tale che il grafico della funzione sta al di sopra di questa retta e il punto sta al di sotto di questa retta. Questo deve esistere. Perché praticamente questo non me lo sto a dimostrare per non tediarvi, ma non è difficile dimostrare, cioè quelle dimostrazioni di analisi che abbiamo fatto sulle funzioni di Max, cioè ve lo faccio liscio il grafico così mi capisce meglio. Cioè tu prendi questo punto qua, vai qua sopra, prendi la tangente, sai che il grafico sta di sopra e questa, prendi la funzione che passa per questo punto, diciamo che sta a metà tra questo e questo, è parallela alla tangente, e quella sta, il grafico sta di sopra. Se non c'è la tangente, lo puoi fare con la tangente destra o la tangente sinistra, perché quelle ci sta, se ti ricordi, cioè, la derivata destra e sinistra ci sta, perché quella è, se vi ricordate, i rapporti incrementali erano funzioni monotone, quindi il rapporto incrementale a sinistra è limitato perché è limitato il rapporto di destra, tende a una costante, quindi esiste la derivata sinistra. Lo fai con la tangente sinistra e sta a posto. Ok, ma nel momento, quindi, cosa posso dire? Posso dire che phi di lambda è uguale, posso dire che phi di x è uguale all'estremo superiore di ax più b, tali che
a t più b è minore o uguale a fi di t per ogni t. Cioè, fi di x, se io prendo tutte le funzioni lineari che però stanno sotto la fi, sotto la fi non solo qua, dappertutto, allora faccio l'estremo superiore, ottengo esattamente il valore della funzione commessa. Va bene. Ma allora fi di quel lambda lì, lambda che era l'integrale, quello di prima, insomma, l'integrale su x in del mu di f, chi è? Altri non è che l'estremo superiore di ax a lambda più b tale che diciamo a t più b è minore o uguale a fi di t per ogni t appartenente a t. Ma a lambda più b è uguale ad a volte l'integrale su x di f di x in del mu più b, che però abbiamo visto prima che è uguale all'integrale su x di a f di x più b in del mu. Però questo qua, per ipotesi, è minore o uguale il fi di t di fi di x, che f di x stava in a. Quindi t e mi vuole di scusate, di fi di f di x, che f, se vi ricordate le ipotesi, andava da x in a, stava in a, quindi ci metto a posto di t, ci metto f di x. Quindi questo valore qui, al variare di queste costanti che soddisfano questa condizione, è sempre minore o uguale di questa quantità qua, è minore o uguale dell'integrale su x di fi di f di x del mu. Beh, quando faccio l'estremo superiore al variare di a e b che soddisfano questa condizione, ottengo esattamente fi di lambda a sinistra, e quindi anche ottengo di estremo, cioè fi di lambda, cioè fi dell'integrale su x di f di x nel mu è minore o uguale dell'integrale su x di fi composto da f. Fine. Questa è la disuguaglianza di Jones. Su uno spazio di probabilità, se voi fate, sono spazio di misura unitaria, se voi fate l'esponenziale dell'integrale, o se fate l'integrale dell'esponenziale di f, l'esponenziale dell'integrale di f, l'integrale dell'esponenziale di f, ovviamente l'esponenziale dell'integrale è minore o uguale all'integrale dell'esponenziale di f. Cioè, le funzioni commesse si possono portare lì. Ok? Allora, vediamo un corollario semplice semplice. Oh, ebbene, certe cose si fanno non tanto e non solo per la dimostrazione, che la dimostrazione comunque istruisce, cioè da insegna,
Oh, per esempio qua voi sapete che una funzione commessa è l'estremo superiore di tutte le funzioni lineari, diciamo, affini che stanno su. Questo è importante. Può servire a definire, vabbè, in matematica si chiama la trasformata di Fréchet-Moreau, fisica ingegnere la chiama la trasformata di Legendre. Qualche volta in teoria dell'informazione questo la serve. Ok? Però quello lo vedrete a suo tempo, non voglio mettere il carro davanti al buco. Ok? Però è utile sapere che d'altro canto, se il mio spazio è di misura finita, no? Supponiamo che x sia di misura finita. Le ipotesi sono le stesse di prima, tranne per il fatto che la misura non è più 1 ma è finita. Come si può descrivere la disuguaglianza di genere? Stavolta so solo che mu di x è minore di infinito phi commessa. Allora qui avrò phi di integrale su x di f di x in del mu fratto la misura di x, perché? Perché se io la misura la normalizzo, la divido tutte le misure di tutti gli insiemi, la divido per la misura di x, praticamente diventa una misura unitaria, no? Allora, questo è più piccolo di 1 su mu di x per l'integrale x di phi di f di x in mu. E alla fine si può portare dentro, perché praticamente è come se operassi con la misura, chiamiamola nu, che è mu fratto la misura di x. Allora se io chiamo nu uguale mu fratto mu di x, che è una costante, metti mu di e uguale mu di e fratto mu di x, allora questo è l'integrale di nu, questo è l'integrale di phi composta f di nu, e quindi per gente unitaria. Quindi si può fare, diciamo, da disuguaglianza di Jensen, questa vale anche questa, però diciamo per gli spazi di misura non unitari vanno prima normalizzati e poi si applica Jensen. Poi magari farò una lezione diciamo come interpretare alcune cose che avete fatto in probabilità dal punto di vista della teoria della misura. Perché voi imparate le regole pratiche, no? Voi, la variabile aleatoria chi è? È una funzione. F è una variabile aleatoria. Omega sta nello spazio di probabilità. Gli eventi sono gli insiemi misurabili. Infatti anche gli eventi sono gli eventi per i quali esiste una probabilità. Okay. Tu però non fai, attenzione che probabilità è delicato, perché quando tu fai la media di una variabile aleatoria, la variabile aleatoria vuoi che stia nelle 1, ma la media tu non la fai facendo l'integrale su P, sullo spazio di probabilità, tu dovresti fare l'integrale di x di omega su P in de omega. In D B di omega, scusate. Cioè nella misura della probabilità indotta da probabilità su x grande, su spazio di cambio. Non lo fai quello, tu fai un integrale su un codominio, tu fai un integrale su R. Perché si può fare? C'è una regola che collega questi due integrali. Però quindi tu eviti come la peste
di andare a lavorare con lo spazio di partenza, che è uno spazio di misura, con una misura di probabilità che non... Sì, in realtà. E cosa vai a vedere? Vai a vedere la PDF, che è una misura di probabilità indotta sul codominio, quindi tu non operi sul vero spazio di probabilità, tu operi sempre su R. Comunque questo poi ci dedicheremo magari una lezione a parte. Ok, questo è il genere. Adesso andiamo a vedere il corollario. Ecco, il corollario stavolta prometto sempre che faccio entrare le cose in realtà in poco spazio, non ci riesco mai. Stavolta ci riesco. Corollario. Prendiamo due numeri positivi. Allora, A per B. E poi prendiamo due numeri P e Q, tali che 1 su P, 1 su Q e pari 1. Allora P e Q sono compresi maggiori di 1 e minori di più infinito. In realtà poi funziona anche se... Allora, questi qua si chiamano esponenti coniugati. Ok? Vediamo poi perché. Si chiamano esponenti coniugati. E vabbè, mo per far funzionare questa cosa, per non spiegare a parte, dico che siano compresi tra 1 e infinito. Perché ovviamente se P è maggiore di 1, 1 su P è minore di 1 e quindi qua ci avanza qualcosa che però è minore di 1 e quindi 1 su Q è minore di 1 e quindi Q è maggiore di 1. Ok? Per esempio, fatemi degli esempi di esponenti coniugati. Più semplice qual è? Più vuole 1 e più vuole 2. Quello va bene, però sarà dopo, insomma lo trattiamo a parte. 1 infinito è anche una coppia che viene ritenuta di esponenti coniugati, no? Se uno è uguale a 1, l'altro è uguale a più. Però diciamo in senso del genere, perché uno su infinito si ritiene, cioè viene messo uguale a 0 e l'altro uguale a 0. Esempio più semplice qual è? 2 e 2. 2 e 2. Un mezzo e un mezzo. Oh. Se P è uguale a 3, Q quanto fa? Allora, erano 2 e 2, no? Uno si alza, 3 e mezzo, 4, 4, 1 quarto, 3 quarti, 4 terzi. Più questo aumenta, più questo si avvicina a 1. 5 quarti, 6 quinti, 7. Questo va infinito, questo va. Viceversa, se qua metto 3 e mezzi, qua viene 3, e si mette qua. Allora, io posso dire che A per B è minore o uguale 1 su P per A alla C più 1 su Q. Se P uguale a 2, se P uguale a Q uguale a 2, questa cosa già la sapevate, perché qua c'era scritto che A per B è meno uguale di un mezzo a 4 più di 4, che lo sappiamo da, se vi ricordate l'abbiamo già usata più volte, per esempio con le serie di Fourier l'abbiamo usata quando abbiamo dimostrato la convergenza totale, ma abbiamo anche un po' disuguaglianza che si sa anche dalle superiori, no? Tu fai a meno b al quadrato, a quadro più b quadro meno 2ab maggiore o uguale di 0, porta dall'altra parte, dividi per 2, ottieni a per b. Però se b è diverso da un mezzo, questa non la sai. Allora, cosa c'entra Jensen? Allora, dimostrazione. Allora, chi è x? Il mio spazio x è lo spazio di due punti, 1 e 2. Allora, mu di 1 fa 1 su p. Mu di 2 fa 1 su p.
cioè ho due punti, un punto a misura 1 su P e l'altro punto a misura 1 su Q. Chi ha la filmaggio? Tutte le parti. La misura del vuoto fa 0, la misura di 1 fa 1 su P, la misura di 2 fa 1 su Q, la misura di dell'insieme 1 e 2 fa 1. Quindi questo qua è uno spazio di misura unitario. Adesso prendiamo una funzione f. F di 1, io a chi voglio applicare Jensen? All'esponenziale. Allora, che ci devo mettere come f di 1? Il logaritmo di questo. Ok? Quindi il logaritmo solo di questo, scusate. Devo fare p logaritmo a. Vi ricordo che f di sono positivi, quindi non c'è problema. Fare questo. F di 2 fa q logaritmo p. Adesso andiamo a vedere cosa ci dice Jensen. Allora, l'integrale, innanzitutto l'integrale su x di f di x in demu, quanto fa? Allora, che devo prendere? Il valore della funzione lo devo moltiplicare con la misura e sommare. Allora, sono due punti, p logaritmo a per 1 su p fa logaritmo a, q logaritmo b per 1 su q fa logaritmo b. Sommo e viene logaritmo a più logaritmo b che fa logaritmo di ab. Allora, cosa dice Jensen? Alla fine lo stesso non ce l'ho fatto. Che l'esponenziale di questo, cioè a per b, quindi esponenziale del logaritmo di ab, è minore o uguale di dell'integrale dell'esponenziale. Ma quando faccio l'esponenziale di questo, chi viene? Quindi è meno uguale di 1 su p per l'esponenziale di p logaritmo a più 1 su q per l'esponenziale di q logaritmo b. Ok? Vabbè, ora è finito, perché qua viene a b. Beh, questo è logaritmo di a alla p, l'esponenziale del logaritmo viene a alla p, e questo è b alla q, l'esponenziale del logaritmo viene b alla p. Finito. Questo valla, quindi a b è meno di uguale di 1 su q b alla q. È b alla q, cioè, ovviamente. Prima pure ho detto, no, quadro più b quadro. Va bene? Quindi fine alla dimostrazione. Ovviamente ho detto bene, ho scritto male. Chiaro? Quindi questo è un banale, un caso banale, quindi vedete quanto è potente sta disuguaglianza di Jensen. Per esempio, ci fa trovare questa disuguaglianza, che generalizza quella che sapevamo. Oddio, sta disuguaglianza, se devo dimostrare solo sta disuguaglianza ci posso riuscire in altri modi, eh. Studio una certa funzione di una variabile, non è che devo usare Jensen, però è utile, perché tanto tu se lo fai in un altro modo devi fare uno sforzo superiore a questo, a questo corollario, e poi però non sai neanche il teorema di Jensen. Invece fai Jensen, allora con questa dimostrazione si semplifica e sai pure Jensen. Chiaro?